abbracciano ancora per voi i Suburban Grill. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina. Noi siamo i Suburban Grill, Massimo e Michela. E tra poco andrà in onda Grigliate Urbane, la rubrica dove si sperimenta l'eccellenza. Proviamo ad unire piatti tradizionali con tecniche innovative alla brace, utilizzando il nostro barbecue urbano insieme agli utensili presenti in tutte le nostre cucine. Grigliate Urbane va in onda sui nostri canali social, YouTube e Instagram, cliccando su Urban Grill. E infine voglio ricordarvi il nostro sito internet www.grigliateurbane.com. Siete curiosi di vedere cosa sperimenteremo oggi? Beh, mettetevi comodi e buona visione! Oggi sbarchiamo in Louisiana, New Orleans, e prepariamo un piatto tipico di quelle zone, la jambalaya. Pochi piatti come questo riescono a riflettere tanto bene l'identità del luogo in cui sono stati creati. Così come New Orleans è un miscuglio di culture ed etnie diverse, anche il piatto simbolo della sua cucina è il frutto di contaminazioni nate dalla necessità di combinare in modo creativo i prodotti locali a disposizione. L'essenza della cucina creola è proprio quella di fondere ingredienti di origine africana e caraibica con ricette tipiche dei coloni europei, in particolare francesi, spagnoli e portoghesi, senza dimenticare le influenze dei nativi americani e di altre minoranze, tra cui quella italiana. Iniziamo quindi a tagliare a cubetti peperoni, una cipolla e un sedano. Allo stesso modo tagliamo anche del petto di pollo. Questo piatto, infatti, come la paella spagnola, presenta ingredienti di verdure, carne e pesce. Come carne rossa utilizziamo una salsiccia di Wagyu del nostro partner, la cigolina. Ricordiamo che la carne di Wagyu, oltre ad avere un gusto eccezionale, è povera di grassi saturi e invece ricca di grassi polinsaturi, quindi non concorre all'aumento del colesterolo. Rimuoviamo la pelle della salsiccia e apriamo per bene la carne tritata. A questo punto puliamo i nostri gamberi, rimuovendo la testa. Raccogliamo tutto ed iniziamo la cottura. Abbiamo già preparato una bella brace ardente grazie ai carboni naturali del nostro partner, Antiche Carbonaie. Per questa preparazione utilizzeremo il nostro Dutch Oven, il fornetto olandese in ghisa. Facciamo riscaldare dell'olio extravergine d'oliva e vi versiamo le nostre verdure tritate. Le facciamo soffriggere leggermente e inseriamo la carne che abbiamo preparato.
i bocconi di petto di pollo e di wagyu tritata. Mescoliamo per bene e reinseriamo il Dutch Oven nel barbecue urbano per cuocere altri 10 minuti. È giunto il momento di aggiungere le spezie. Tutti i sapori della cucina creola in un unico rub. Il Cajun Creole Rub del nostro partner Venecu. Questo favoloso mix di spezie è stato studiato per preparazioni legate ai sapori della cucina Cajun, che fonda le sue origini su un mix di tradizioni importate in Louisiana dai ricchi coloni spagnoli e francesi, e che poi si è andata diffondendo nei Caraibi, arricchendosi di un tocco afroamericano. A questo punto versiamo il riso basmati e lo facciamo tostare per un minuto. Versiamo il brodo di manzo fino a coprire gli ingredienti. E aggiungiamo anche la polpa di pomodoro. Giriamo per bene per far amalgamare gli ingredienti. E aggiungiamo un pizzico di pepe nero. Chiudiamo il Dutch Oven con il suo coperchio e lasciamo cuocere per 20 minuti. Ma dopo 10 minuti aggiungiamo del prezzemolo tritato. I gamberi e completiamo la nostra cottura. Controlliamo sempre che non si secchi troppo e in quel caso aggiungiamo del brodo. Dopo 20 minuti il riso è cotto e il piatto è pronto. Sprigiona un profumo delizioso, intenso e speziato, che riporta proprio alla mente il gusto della tradizione caraibica. Non ci resta quindi che impiattare questa fantastica jambalaya ed assaporare il suo viaggio di sapori che attraversa due continenti. E buon appetito, dai Sudurban Grill!